Buonasera a tutti. Chiara Taigi, Tosca nel mondo. Buonasera a tutti e benvenuti in questa web interview. Chiara Taigi, un percorso artistico nella lirica. Ci racconti fino ad arrivare ad oggi al Tosca nel mondo, qual è stato il tuo percorso? Allora, il percorso nasce da questa città eterna, proprio la città di Tosca, di Floria Tosca. Quindi io nasco a Roma e studio negli istituti pontifici sotto la guida della professoressa Evenza Fogli e anche sotto la guida del Monsignor Miserax, Valentino Miserax, nel suo prodigioso coro della scuola pontificia di Ludovico da Victoria. Da lì nasce la voglia di essere cantante a tutto tondo e di rappresentare dapprima in anni giovanili da Rossini, poi iniziamo con le donne di Puccini e poi incominciamo con i ruoli un po' più drammatici e così passano tanti anni fino ad arrivare alla Tosca che rappresento modestamente, appunto, come hai detto tu, Federica nel mondo. Prossimamente un viaggio? Prossimamente un viaggio che ci porta fuori da questa Europa, ci porta a San Pietroburgo, addirittura nella bellissima terra appunto di Russia, dove sarò una delle donne dell'opera nel giorno dell'8 marzo, dove si rappresenteranno appunto questi spettacoli a favore di questa festa mondiale e dove porterò invece un repertorio addirittura russo, perché canterò la Lisa dalla Dama di Pic di Piotr il Tchaikovsky. Benissimo, due domandine ancora. La prima è il tuo personaggio preferito che hai voluto regalare al pubblico cantando, qual è stato? Il ruolo che ho preferito è stato sicuramente Tosca, poi l'Aida e sicuramente un ruolo un po' desueto, di nicchia, Suora Angelica, sempre di Giacomo Puccini. Quindi parliamo di un repertorio che è molto molto vasto, perché Puccini non ha fatto solamente queste opere, ne ha fatte tantissime, ma nel florilegio di queste composizioni ho scelto di Puccini la Tosca per eccellenza e poi anche Suora Angelica. Angelica, che è stata protagonista di quest'estate, no? Sì, del Festival di Mezz'estate con il maestro Savic, e una bellissima direzione. Sappiamo che è il sovrintendente di un grandissimo teatro ed è stato anche il mio direttore d'orchestra. Una bella cosa che ho potuto rilevare è che tu hai interpretato le più belle Ave Marie. Ah sì, questo è un discorso molto bello, si lega moltissimo al sogno appunto del Cardinal Martini, che desiderava dei concerti mariani. Quindi per l'ostensione della Sindone nel lontano 2010 abbiamo organizzato un concerto solo di Ave Marie, le più importanti, le più belle eseguite nel mondo. E quest'anno, questa estate, l'estate che è passata, ho rappresentato a Yalta, pensate, proprio nella sala storica dove Churchill, Stalin e Roosevelt decisero le sorti dell'Europa, io ho portato la pace con le Ave Maria in latino e anche in italiano, anche quella di Gounod sul clavicembalo ben temperato, di Bach, poi di Schubert, che sappiamo che non è un'Ave Maria ma è un lead dedicato alla mamma, e poi l'Ave Maria della cavalleria rusticana tratta dall'intermezzo del maestro Mascagni, Pietro Mascagni. Quando a Roma il prossimo concerto? Quando ci regalerai questa tua bellissima voce? Benissimo, a Roma io ci lascio il cuore e la mia voce è romana, quindi porto Roma nel mondo, a Roma vorrei subito, presto, sono qui, sono qui per voi. Benissimo, allora un saluto a tutti i nostri follower da Federica e Chiara. Ciao. Ciao.